E ciao a tutte ragazze, bentrovate in un nuovo video qui nel canale Una Vita con May. Oggi è mercoledì, quindi parliamo del metodo Flay Lady, cioè quel metodo che ci aiuta ad organizzare e pianificare le nostre pulizie di casa senza doverci ingolfare tutti tutte le faccende in un giorno solo, ma facendole un po' tutti i giorni, un po' al mattino, un po' durante la giornata nei ritagli di tempo che abbiamo e un po' la sera prima di andare a letto. Per il momento noi ne abbiamo già visti 9. Se per caso sei capitata in questo video cercando magari qualcosa sulla pulizia di casa, ma non hai visto i miei video precedenti, ti chiedo la grande cortesia di seguire il link che apparirà qui, mi sembra, o forse di là, boh, non lo so, tra qualche secondo, e di seguire i miei passi precedenti, quelli che ho spiegato precedentemente, perché ne dovrei fare uno al giorno, quindi aggiungerne uno ogni giorno per arrivare poi a questo punto. È importante perché in questo modo potrai crearti delle abitudini e soprattutto imparare quelle piccole lezioncine che chi invece ha già visto i miei video conosce già. Quindi ti puoi mettere al pari con le cose che noi abbiamo già fatto. Quindi segui il link che appare in questo momento. A questo punto partiamo con il nostro baby step, perché in teoria dovremmo essere tutte abbastanza uniformate. Il nostro decimo baby step prevede di nuovo l'utilizzo di un timer. Qui però andremo a settarlo sul tempo massimo che Marla ha ipotizzato, ha deciso, diciamo, che sono 15 minuti. Una delle sue frasi abituali, infatti, è: puoi fare qualsiasi cosa per 15 minuti. Piano, alto un passo, non ho detto che le dobbiamo fare in 15 minuti, cioè entro 15 minuti, ma che possiamo fare anche il lavoro che ci sembra più noioso, la pulizia che ci sembra più fastidiosa, tipo pulire i vetri o pulire il lampadario, li possiamo comunque fare per 15 minuti. Questi 15 minuti saranno una benedizione per la nostra casa e ve lo posso garantire. Ma allo stesso tempo non sarà quel tempo limitato da dire: adesso mi devo mettere a pulire i vetri di tutta casa, ci metterò mezza giornata. No, 15 minuti. Anche se fate solo una vetrata, va bene. Ok? Se siete molto lente, se siete molto meticolose, molto maniacali e volete fare solo una finestra, va bene. Però settate 15 minuti, non di più assolutamente. Una cosa importantissima, non utilizziamo il timer, l'ho già detto anche negli altri video, ma lo ricordo, non utilizziamo il timer barando, cioè faccio 15 minuti, poi ne faccio altri 15, poi ne faccio altri 15, alla fine mi rompo le scatole di questo metodo perché è noioso. Ne facciamo 15 e ci fermiamo, basta. Vedrete che col tempo, 15 minuti oggi, 15 minuti domani, vedrete che cambierà tantissimo l'aspetto della nostra abitazione. Alla fine vi troverete a non avere bisogno di 15 minuti, vi basteranno solo 5. Nella missione di oggi, in particolare, in questi 15 minuti andremo a raccogliere tutta l'immondizia, le cose da buttare che troviamo in giro per casa, quindi giriamo e troviamo tutte le cose che vanno buttate e dividiamole, portandole anche nel bidone. Io ad esempio abito in un condominio, i bidoni del condominio sono di sotto in cortile, quindi nei 15 minuti il nostro incarico è arrivare fino al bidone di sotto e buttare via i sacchi che ho creato. Di qualunque genere esso sia, posso dire di fare la missione, che ne so, la carta oppure i soprammobili che mi hanno stufato, non voglio più vedere, mi danno fastidio, raccolgono polvere e non li voglio più. Buttiamoli serenamente. La nostra casa deve essere una gioia, non deve essere un obbligo. Non dobbiamo tenere un oggetto perché me l'ha regalato chissà chi e quindi lo devo tenere per forza. No, se non ci dà gioia, e parlo ovviamente non solo di noi, ma di tutta la famiglia. Quindi, se un oggetto di tutta la famiglia non vi dà gioia comunque, è inutile conservarlo, giusto? Quindi buttiamo via anche queste cose, liberiamoci anche del ciarpame, di quelle cose che per noi sono assolutamente inutili. In alternativa, un'altra ipotesi, se avete qualche oggetto che a voi non piace, ma che è ancora in buono stato e volete magari dargli una vita nuova, una nuova famiglia, come si dice, potete anche portarla, magari fare il sacchetto, portarla in macchina e lasciarlo poi
alla prima occasione lasciarlo ad un'associazione, a un mercatino di volontariato, qualcosa di questo genere può essere molto molto carino. Quindi valutiamo anche questa ipotesi, ma liberiamoci di tutte quelle cose che ci danno fastidio. E non dimentichiamo, dopo i 15 minuti di lavoro, dobbiamo anche settare il timer per altri 15 minuti da dedicare a noi stesse, alle cose che ci piace di più fare, che può essere semplicemente stare sul divano a guardare la TV, leggere un libro, ascoltare la buona musica, la nostra canzone preferita, ballare, qualunque cosa. 15 minuti di tempo solo ed esclusivamente per gratificarci per questo piccolo impegno che abbiamo avuto per la nostra abitazione e quindi per la nostra famiglia. Ok? Io con questo diciamo che ho concluso. Il passo di oggi è molto semplice, si tratta semplicemente di ampliare un pochino di più quello che è il nostro tempo, di lavoro. E di lavoro appunto di pulizia, ma allo stesso tempo sappiamo che ci gratificheremo anche più a lungo perché avremo un intero quarto d'ora a nostra completa, totale, assoluta disposizione per fare la cosa che ci piace di più. A questo punto io vi chiedo: qual è la cosa che fate dopo aver fatto le vostre mansioni? Quindi qual è la vostra coccola, e la vostra gratificazione? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, io sarei molto molto contenta di saperlo. E a questo punto io vi lascio, vi mando un bacione grandissimo. E qui in alto farò apparire, stavolta lo so, qui farò apparire un altro video che potete guardare, quindi io mi sposto un po'. Un altro video che potete guardare sempre dei miei, sperando che vi possa piacere, mentre qui sotto faccio apparire invece il pulsante per iscrivervi al mio canale. Se lo fate, siete delle grandissime, se l'avete già fatto siete ancora più grandi. E vi mando un secondo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!